Allora ragazzi, ben ritrovati. Sapete che ore sono? È l'ora di andare a scroccare il pasto da qualcuno. E da chi lo scroccheremo? Beh, dai nostri amici che non vediamo da un sacco di tempo, i Gartner. Dei contadini che a quanto pare sono andati in disgrazia e non hanno un euro. E seppur noi possiamo permetterci i vestiti più fighi, possiamo mantenere il piccolo bastardello che ci segue per imparare e possiamo alloggiare nei migliori hotel. Taverne, no, non di Tassin perché quella comunque fa schifo, del mondo, noi andremo lì e gli ciuleremo il cibo. Ma non mi sembra ci sia così tanta miseria. Sono pure le bestie in casa, la bambina... No, comunque c'è un po' di miseria, quanta gente c'è qua dentro. Parliamo col vecchio Peter. Salve vecchio Peter. Ah, sei tu, l'artista di qualche anno fa. Sì, Andreas Moller. Sono sorpreso che vi ricordiate di me. Tutti sembrano pensare che la mente non mi accompagni più ormai, ma è ancora arguta come un chiodo. Chiodi sono arguti? Forse non c'era scritto arguto, vabbè. Andris, fai chiodi. Sì, meglio cosa fa. Buon uomo. Sì, sì, molto bello, certo, certo. Alloggi di nuovo dalla mia famiglia? No, alloggio presso la Mano d'Oro. Ah! Quegli avari ci fanno pagare tanto quanto i pellegrini per un bicchiere e poi non sostengono mio figlio nella sua causa. Quel nuovo abate deve essere arrivato a loro, bastardo! Perché odiate così tanto l'abate? Andreas, comunque un po' domande del cazzo. Qua tutti odiano l'abate per un motivo o per l'altro. Tutto è andato a rotoli dopo la morte di padre Mattias. Quell'uomo, Dio l'abbia in gloria, non ha mai aumentato le tasse a Tassing. Avrebbe potuto chiedere una decima negli inverni più rigidi, ma allora eravamo felici di aiutare l'abbazia. Potevamo prendere dalla foresta ciò di cui avevamo bisogno. Fratello Florian ci aiutava con le nostre malattie. Seguiamo le orme dei nostri antenati. Seguivamo, forse, non so. Un vero cristiano, quel vecchio abate. Questo sì, comunque questo non risponde alla domanda. Beh, anche lì è abbastanza ovvio. Poi non è più così. E poi... Padre Gernot aveva promesso di mantenere inalterato il rapporto tra l'abbazia e noi contadini. E noi siamo stati abbastanza sciocchi da credergli. All'inizio non ha più permesso a Florian di scendere qui giù. Le tasse sono aumentate. Non ci ha più permesso di pagare i merci in bestiame. Di pagare i merci o bestiame. Ora prende solo monete, come se potessimo ricavare abbastanza in un anno per pagare da soli i nostri affitti. Al bastardo non frega niente di noi. E non come padre Mattias. L'abbazia aveva dei mecenati allora. Potrebbe essere quella la roba. Però... i tempi non erano così duri, non è colpa di padre Gernot. Però... padre Gernot si è comprato un idiota più di lungo quanto pensassi. Momento riflessione. Allora, è vero che può darsi che adesso la situazione sia peggiore di un tempo. Io però sono un po' lungimirante. Voglio dire, se tu strizzi tutto quello che puoi dei tuoi contadini e questi se ne vanno o muoiono, poi a te non rimane una beata merda. Visto che loro non hanno un piano di consumare i preti e poi andarsene, ma vogliono rimanere, dovrebbero convivere con questa situazione qua. Inoltre, finché si parla di soldi, si parla di soldi. Però perché impedire al medico dell'abbazia di venire qua? Quello non c'entra coi soldi. Io poi non so se il gioco vorrà andare a farmi la paraculata. Ma tipo, prima c'erano i soldi, se non ci sono. Sì, ho capito, però il dottore non è che ti costava qualcosa. È un frate, mandalo giù in paese se c'è bisogno del dottore. Quindi padre Gernot si è comportato di idiota più a lungo di quanto pensassi. Dovresti parlare con mio figlio, dovresti aiutarlo a fermare quella bastardo. Devo andare. Va bene Veronica, anche tu hai voglia di parlare così? Ti alzi te. Comunque notiamo le sedie ben messe via, appese lì al muro. Ciao Andreas, bello riverti in città o rivederti in città. Ciao Veronica, come stai? O sai, sballottolata di qua e di là. No, Veronica, non so. La mamma si comporta come una strega e cerca di spingermi a darle dei nipotini.
come se non stessi già facendo abbastanza lavoro. Sei sposata ora? Oh sì, immagino che tu non lo sappia. Io e Jorg ci siamo sposati 2 primavere fa. Mi piacerebbe ricordarmi chi è Jorg. Comunque, congratulazioni a entrambi, dai. Grazie. Ora la mamma mi tormenta su quando avremo dei figli. Possiamo non dare un'opinione, sono cazzi suoi. Possiamo non far niente. Va bene, avete problemi? Non proprio. Jorg è una brava persona, è solo che hai parlato con Agnes, potrebbe avere erbe utili. Ah, ok, il tizio non è impotente. Ok. Questa è un'idea, potrei farlo, grazie Andreas. A ogni modo, dovrei tornare al mio lavoro. Ci siamo tutti preparando per la festa. Ti lascio fare, Veronica, che vedo che qui siete proprio pronti per la festa. La bambina, Ursula, piccolina. Ciao! Ciao Ursula, ti ricordi di me? No, dovrei? Figlia di puttana. Allora, sono io Andreas, sono amico della tua famiglia da anni. Immaginavo che mi avessi riconosciuto, non sono più il povero artista e tuo genitore. E molto piccola, quando sono andata l'ultima volta, i tuoi genitori mi avevano ospitato. Mi punzecchiavi il piede con un bastone per svegliarmi. Davvero? Sì, stavo nella stanza piano di sopra. Mi sembra di ricordare qualcosa del genere. Eppure adesso niente, arriva la pietà. Il vecchio potevo capirlo, ma la bambina. Mamma e papà a volte parlano di te. Dicono che te ne sei andato per continuare a esercitarti. Com'è andata? Beh, mentre ero a Cracovia ho imparato una nuova tecnica di stampa. No, non l'arte, Andrea, si viaggi. Va bene, va bene. La piazza del mercato della città è quasi più grande di Tassing ed è sempre piena di mercanti provenienti... Non lo so. E dai, una bambina, diciamo di una cazzata. Ho visitato una grotta dove viveva un drago. Che cosa? Davvero? Sì, sotto una collina che la gente del posto chiamava Weevil. Quando il drago era vivo era così affamato che pretendeva che gli fossero dati in pasto 3 mucche al giorno. Altrimenti? Altrimenti avrebbe mangiato un numero equivalente di persone. Voglio dire, no, tu hai fame per 3 mucche? Se non te le danno, tu vai a mangiare 3 persone. Stesso rapporto qua, peso, ok, va bene. Ma alla fine il re si stancò di questo accordo e escogitò un piano. Diedero in pasto al drago una pelle di mucca riempita di zolfo. Cos'è lo zolfo? È una pietra che brucia. Accesero un piccolo fuoco al centro dello zolfo. Quando il drago lo mangiò, il fuoco si diffuse e lo bruciò dall'interno. Ma ora non c'è più, giusto? Certo, avrei potuto visitare la sua grotta se fosse ancora vivo, no? Ah, giusto. Andrea, posso chiederti una cosa? Certo. Era una stronzata la storia che mi hai appena raccontato. Sì. Conosci le storie di Persia e della caccia selvaggia? Io pensavo che la caccia selvaggia fosse qualcosa di legato solo a The Witcher, invece a quanto pare proprio folklore germanico. La caccia selvaggia è un corteo sovrannaturale di spiriti e demoni capace di causare distruzione, scatenare guerre e catastrofi se non adeguatamente soddisfatta. La caccia selvaggia è spesso guidata da una figura leggendaria come Persia o il diavolo. Persia non era la dea pagana che ha aiutato loro qua? Un po', non le conoscevo prima di venire a vivere qui. Perché? Sono cattive? Che senso cattive? Beh, mio nonno mi racconta delle cose su Persia e sugli spiriti incantesimi. E anche quella vecchia signora Ottilia parla di loro e dice che tutte queste parole che non capisco. Mi ha detto che fanno parte delle vecchie usanze o qualcosa del genere. E allora? Perché pensi siano cattive? Beh, mio padre dice che non dovrei ascoltare queste cose. Mi ha detto che ci sono sciocchezze e che padre Thomas si arrabbierebbe. Ha detto che tollera questa credenza solo negli anziani perché sono troppo affezionati al passato. Non voglio mettermi nei guai, ma il nonno dice che se non impari le antiche usanze saranno semplicemente dimenticate. Perché cazzo non stai chiedendo a me? Ho paura che se chiedesse a qualcun altro questa persona andrebbe a dire a mio padre o peggio a padre Thomas.
Quindi sono cattive? No, figa. No, no, no. Non sono cattive, dovresti imparare di più. Ma sì, sono usanze. Non è che deve pregare queste idee, deve solo impararle. Fai, imparane il più possibile finché puoi. Davvero? Sì, è importante tramandare le storie e le conoscenze ai tuoi antenati. A quanto pare ho fatto tutto bene. Hai raccontato la storia del drago e la formazione da occultista mi ha dato una mano extra per quella faccenda qua. Ah, ok, stranamente ho fatto bene. Oh, ha senso. Sempre che arrivi l'anno prossimo, ragazza mia, e le do una pacca sulla schiena che le butto fuori i polmoni. Grazie, Andreas. A presto. Stiamo risolvendo problemi a tutto spiano qua. Jorg, quindi col marito impotente. Peter è l'amico di Peter. E finalmente siamo arrivati a Clara, carissima. Ciao di nuovo, Andreas. Stiamo per cenare, ti unisci a noi? Ma con piacere, sono andato in giro aiosa. È una vera benedizione essere di nuovo tutti riuniti, seppur per poco. Tieni d'occhio quel tuo ragazzo, Andreas. Assicurati che badi a quanti cibo prende. I giovani mangiano davvero troppo, per Dio. Peter, smettila. Andreas è nostro ospite. Esatto, signora, mangio tutto io. Perché non ci reciti la preghiera? E va bene. Benedici noi, o Signore, questi tuoi doni che stiamo per ricevere grazie alla tua generosità. Preghiamo di nuovo per la nostra amata Christine, scomparsa ormai da tanti anni. Ti prego, aiutami a proteggere la mia famiglia in questi tempi difficili. La tristezza arriva negli occhi di quest'uomo. Per Cristo, in Cristo, nostro Signore. Amen. 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 Maestro Andreas, perché siamo gli unici ad avere il pane? Ok. Ascolta, Casper. Puoi non fare delle domande del cazzo. Allora, cerchiamo di essere schietti. I Gardner non possono permettersi molto pane, è la loro una gentilezza. Andreas, è bello averti di nuovo alla nostra tavola. E con un altro ospite, questo ragazzo è il tuo aiutante? Casper, sì, è il mio apprendista. Ah, questo spiega perché l'ho visto scrivere su quel quadernino. Ricordo che facevi lo stesso quando venivi qui. Selezionali mentre a mangiare. La zuppa. Magari il pane lo avanziamo, non so. Disegni ancora sul tuo quaderno, Andreas? Di tanto in tanto, quando sono dell'umore giusto. Non sarebbe bello, Jorg, se dovessimo lavorare solo quando siamo ispirati? Noi invece lavoriamo tutto il giorno e quello spregevole abate ci affama tutti mentre sorseggia il suo fottuto vino sacramentale. E non prendertela con lui, papà, è appena arrivato. Che cazzo? E allora facciamo che il pane... No, il formaggio, immagino. Pane per chiudere, per pulire. Come vi ha trattato la sorte in quest'anni? E la bambina arriva. Temo che il signore ci stia mettendo alla prova con un'altra stagione difficile. Un modo carino per descrivere le cose, fa tutto schifo. Resti a riposare, nonno. Se devo morire, voglio farlo seduto alla mia tavola, per Dio! L'intera famiglia si è ammalata, Andreas. Peter, suo padre, Ursula, con una brutta febbre, e io, beh... Clara ha perso un bambino dopo il parto un anno fa. Oh mio Dio, avete idea di quale possa essere stata la causa? Andreas. Non preoccuparti, Veronica. Secondo Agnes potrebbe stato lo spavento che mi sono presa durante l'alluvione. Per poco... Non fu trascinata via dall'acqua e poi il bambino arrivò prima del previsto. Avrà sentito l'acqua e il bambino fa, ah, è il momento di uscire. Agnes fece di tutto per salvarlo, ma aveva il cranio deforme e non visse a lungo. Era mostruoso, mostruoso! Sì, sono certo che ora il bambino... No, stiamo... Sì, no, guarda... Non pensarci... Ci sta già pensando... Lasciamo in pace solo per qualche istante, va bene, solo per qualche istante. Restiamo in silenzio, non vogliamo sapere un cazzo, siamo in silenzio. Sembra che il signore abbia voltato le spalle a Tassing, ecco perché ora aspetta a noi prendere in mano la situazione. Stiamo mangiando, non a tavola, ha ragione! Per favore, possiamo non parlarne ora e io mi inculo il pane, ragazzi miei.
E voi, voi volete qualcosa? Ah, Jörg si è sposato mentre eri via, Andreas. E beh, condoglianze, no? Ma... mi è raggiunta notizia, tu e Veronica siete una splendida coppia, Jörg. Grazie. Jörg è buono con me, non che ci siano molte altre opzioni a Tassin comunque. Cosa? Cioè, scusatemi, è appena stesso quello che penso, vabbè. La tizia fa, lui è bravo con me, ma non è questo che mi ha spinto verso di lui, è che comunque sia, non è che c'era una gran scelta. Bene, sono contento. Sono trascorse già un paio di primavere, ma non mi sono ancora abituato all'idea. Congratulazioni, sì, no, lo sappiamo già, lo sappiamo. Congratulazioni, Jörg, sono felice per voi. Grazie, Andreas, è stata la nostra unica benedizione in questo periodo buio. Assieme ai bambini, presto in arrivo, spero. Cosa? Non capisco. Tu sì? Lascia perdere, Ursula. Come hai trascorso questi anni, Andreas? Ah, oh, beh, ragazze mie, adesso scelgo a caso. I clienti stranieri sono incontentabili, spendo una fortuna per non far seccare gli inchiostri, non far bagnare le tele quando viaggio. Lasciamo perdere questa cosa. Norimberga è terribile, sto dipingendo un lavoro su commissione, ma i clienti mi pagano per essere aggiunti. Ma i clienti mi pagano per essere aggiunti. Quindi ci impiego secoli a finire. Per essere aggiunti cosa? Vabbè. L'apprendistato di Casper mi tiene molto occupato, non ho mai tempo per me. Continuiamo. Cosa posso dire che non faccia girare il cazzo? La mia vita sembra così diversa dalla loro ormai. Non farli aspettare. Sono i miei piccoli stupidi problemi. Penseranno che sei scortese se non dici qualcosa. L'apprendistato di Caspar mi tiene sempre molto occupato. Berga. Andiamo con la cosa, mi sembra indelicato, anche perché a tavola abbiamo degli ignoranti del cazzo, quindi andiamo con l'apprendistato. Ti sconsiglio di avere figli, allora. Faccio del mio meglio per essere utile. vabbè. Ursula, forse è meglio se ti congedi e vai a fare in culo, sei malata. Ma mamma, ho ancora fame. Vieni, Ursula, puoi mangiare il mio pane. Oh, ecco qua. Non è giusto che solo io, maestro... io l'ho già mangiato, vecchio mio, quindi si fottero. Basta! Ursula, ridaglielo! È in silenzio. Non voglio che in città si dica che non siamo capaci di nutrire i nostri maledetti ospiti. Yeah, c'è un'aria qua dentro. Inoltre abbiamo tutti del lavoro cui tornare, no? Bene. È ora di tornare al lavoro, Andrea. Ci vedremo più tardi. Sì, anche io pensavo fosse ora di andare. Leviamoci dei coglioni, perché a quanto pare qua la giornata è di merda. Bene. Caspar, tu hai fatto... guarda, Caspar, per una volta mi giro per parlare con te. Hai fatto una buona azione. Sono ovviamente molto orgogliosi. Nessuno avrebbe detto in giro che non erano... sì, insomma, ci hanno capiti, vai. Andiamo. Andiamo. Dove cazzo vado? Vedete che non lo so. È notte. La notte porta consiglio, forse. Andiamo un po' in giro prima di tornare alla taberna. Giù in taberna. Non stiamo a gozzovegliare. Anzi, Caspar, andiamo in taverna a mangiare qualcosa, che non ho mangiato un cazzo a casa dei Garn. Vediamo se passando davanti alla chiesetta qua. Il peccato di Saul! Il peccato di Saul! Ma questa è ancora viva e rompe ancora i coglioni. Il primo mon... primo monarca di Israele, secondo l'Antico Testamento, a Saul, fu divinamente revocata la sovranità dopo aver disobbedito alle istruzioni del profeta Samuele. Allora, Caspar, ogni volta che questa parla muore qualcuno, quindi preparati. Maestro, avete sentito? Qualcuno stava gridando. Penso sia Suor Emily. È una mistica, forse si tratta di una delle sue visioni. Andiamo a sbirciare, che... Suor Emily, state bene? E anche la faccia. I Filistei, questa è la mano di Dio! La compita! La compita! Compietà, ora canonica corrispondente alle 20, è una delle ore minori dedicate alla preghiera, poco dopo le quali i monaci e le suore si ritirano in un dormito. Non lo sapevo. Devono dare un nome a ogni cazzo di ora, questi qua. Sorella, succederà qualcosa alla compietà, o la compieta, non lo so.
La compita è adesso. Oh, oh. Aspettiamo. Etto. Tu sei l'artista, Andreas. Dritti per dritti, che cosa avete visto? Visto? Non lo ricordo. Che cosa ho detto? Qualcosa sul peccato di Saul, sui filistei e la compietà. Oh, come vorrei che padre Thomas fosse qui. Volete che Caspar lo vada a chiamare? Magari, grazie. La sua casa è proprio dietro l'angolo. Buono, Caspar, hai una missione. Tieni, ecco la tua quest, vai. Corri a chiamare padre Thomas. Sì, maestro Andreas, è dietro l'angolo. Ma quale angolo? Non tornerà mai più. È tuo figlio? È il mio apprendista, Caspar Ziegler da Salisburgo. Per me è come... No, non ho figli, io e mia moglie. Ma... il mio apprendista. Sì, non voglio sapere Salisburgo, ho premuto qui, intendevo questo. Sembra molto obbediente. Beh, certo, questo è il compito di un apprendista. Credo che abbia risposto erroneamente... Credo che abbia riposto erroneamente la sua devozione in me. Ma no, va bene così, avanti con la cosa. Certo, è il compito di un apprendista. Non conosco bene le dinamiche dei maestri apprendisti. Sì, ho capito, ma suor... Lei, signora, vive proprio... nel minimo consentito alla vita. Quello è un tappeto o una buca? Il mio mondo è un mondo spirituale separato dalla marcia della vita e della morte. Ah, ok, sì, della marcia. Vedo e sento il tuo mondo girare da questa piccola finestra, ma sono scorci misericordiosamente piccoli. E avete scelto una vita difficile. Non è una vita difficile, ma la scelta è stata dura. La mia vita appartiene a Dio e devo affrontare le sue prove in questa cella. Che oia. Il tuo mondo è quello della vita e dei pensieri comuni. Può essere difficile ascoltare il divino e ancor più dargli un senso. A me non interessa questo mondo. Mi sforzo di non avere una mia volontà e di sottomettermi alla volontà di Dio. Quando la mia volontà corrisponde alla sua, il Signore mi dona le visioni, per quanto sconcertanti possano essere. E chiudi tu la finestra. Scusate se vi ho disturbato, ma non è possibile interpretarle con le scritture? Poche cose sono certe in questo mondo. Le scritture sono una guida e un aiuto, ma non una chiave per svelare tutti i misteri del cielo e della terra. Ho fede che ciò che il Signore vuole che sia rivelato sarà prima o poi rivelato. Fino ad allora la mia responsabilità è di contemplare queste rivelazioni e chiedere consigli a padre Toma. Infatti, vedi che non è, avete visto che non è un tappeto? Cos'è quella fossa? Cos'è quel buco? La mia tomba. Quanto manca? Sei portata avanti? Io? Cosa? L'ho scavata prima che padre Thomas mi leggesse i riti funebri, prima di essere rinchiusa qui. Continuo a scavarla ogni giorno. Sì, ho capito, ma cerchi di arrivare direttamente in fondo, c'è la Cina dall'altra parte, non all'inferno. E per molti è scioccante, ma la sua volontà è la mia devozione, la mia vocazione. Quando si scopre la propria vocazione, bisogna rispondere. Io la mando in crisi for fun. E se la vocazione fosse sbagliata? Vorrei poter dare una risposta utile, ma non saprei. Sentivo che questa è la mia vocazione, prima ancora di riuscire ad ammetterlo a me stessa. La tua vocazione vacilla, Andreas, o la tua vita? Vacillano entrambe, credo. Ho perso il mio amore. Il mio amore per l'arte. Il mio amore per la famiglia, l'amore per ogni cosa. Gli ultimi 7 anni sono stati difficili, tutto questo è troppo per me. Non perdere la speranza, Andreas. Io volevo far vacillare lei, invece lei ha rincuorato a me. Che donna! Il cuore umano non deve essere sottovalutato. Può custodire così tante cose. Non so che cazzo dire. Finalmente il bastardello ha portato qua. Vacca di... Oh, Andreas, grazie per aver inviato Casper.
Mi è sembrato prudente. Stai bene, suora Amelie? Sì, padre, credo di aver avuto un'altra visione. Andreas ha detto che parlavo del peccato di Saul, dei Filistei e della compietà. Cosa potrebbe significare, padre? Andreas, Casper, potreste lasciarci soli, apprezzerei il vostro aiuto, ma ora devo prendermi cura di lei in chiesa. Va bene, buona serata. Dio vi benedica. Maestro Andrea, sono confuso. Che cazzo significava? Significava? Non ne sono sicuro, ma l'ultima volta che ho sentito suora Amelie avere una visione è stato poco prima che il barone fosse assassinato. Che cosa? Pensate che suora Amelie possa aver ricevuto degli avvertimenti? No, è una spiegazione troppo semplice. I messaggi divini vanno interpretati su più livelli. Forse c'è una spedizione medica per la sua condizione, una febbre o il fuoco di Sant'Antonio. Devo sul mistico. No, è una spiegazione troppo semplice. Nessuna rivelazione con un potere reale, una profezia può essere compresa chiaramente. Il significato di essere nascosto o implicito. Sembra complicato. Vieni, Casper. Leviamoci dal cazzo. No, ma io non mi levo dal cazzo, Ignari. Vado nella foresta oscura. Delle lucciole. Io le lucciole le ho viste quando ancora c'erano e non erano così comunque. Aha! Oh, ciao maestro Moller, ti trovo bene. Grazie Lercio, come stai? Sto abbastanza bene, presumo. Faslav è andato per la sua strada da alcuni anni. Cosa che suppongo fosse destinata ad accadere. A volte mi manca la compagnia, ma ora non c'è più nessuno che mi tiene lontano dai miei pettegolezzi. Ma nemmeno nessuno può dirli, però. Vecchio mio. Ho sempre un debole per le nuove informazioni. Forza, Lercio! A metà della gente di Tassi fischieranno le orecchie alla fine, maestro Moller. Dimmi tutto, dai pur stura a quella lingua. E quasi tutti nell'abbazia. Qualche giorno fa ho visto un altro corriere dell'Imperial Reichpost all'abbazia. Il Reichpost è un servizio postale privato gestito dalla famiglia Thurn and Taxis e approvato dal Sacro Romano Impero. Und Taxis. Fratello Gui ha lasciato cadere la borsa una volta, sembrava pesante. L'abbazia deve stare meglio di quello che dice l'abate. Succede spesso. Una o due volte al mese. Strano con quello che dice l'abate sull'abbazia in difficoltà. Non aiuta nemmeno il fatto che l'abate abbia inasprito le restrizioni vicino alla vigilia di San Giovanni. Quindi i cittadini combinano ogni sorta di malefatta. Ricordo quei giorni. No, che tipo di malefatta? Scommetto che Joan e Kat troveranno ancora un posticino in cui divertirsi. Che fanno? Hanno trombagli nella chiesa? Non ho capito. È praticamente tradizione a questo punto. Anche Veronica e Brigitta potrebbero uscire per un tuffo di mezzanotte vicino alla cascata. Ehi là, signori, sappiamo dove andare la notte di San Giovanni. Sono anni che nuotano là fuori. Ora si sono fatti tutti furbi. Cercano di stare alla larga dall'abate. Proprio così. È un beotta. Non ti ho visto al villaggio durante i discorsi di Otto, non stai con i contadini? Beh, la loro causa non mi riguarda molto, no? Sono preoccupato come chiunque altro riguardo ai soldati che si avvicinano qui, ma le nuove tasse e le restrizioni non mi infastidiscono. Capisco perché sono arrabbiati, io me la sto cavando bene con meno di quello che hanno loro. Non cambierà comunque nulla per me se loro otterranno qualcosa dalle loro richieste. Sono cazzi noi, Andrea. Cazzi nostri, Andreas. Restiamo in silenzio. Vabbè, ora basta. Grazie per esservi fermato, maestro Moller. Arrivederci, Lercio. A presto. Vabbè, e non ha fischiato l'orecchio a nessuno, comunque. Cioè, mi ha detto una mezza cazzata. Sì, c'è un tizio che arriva direttamente dall'impero a portare una sacca pesante all'abbazia. Il problema è che la sacca pesante potrebbe essere qualsivoglia roba. Andiamo alla stanza santuario di Sazia. Non c'è un cazzo di nessuno qua. La cascata, magari è già San Giacomo o San Giovanni.
E andiamo anche qua. Guardate l'uccello qui sopra. Nine. Niente. Però il lercio. Vediamo se vediamo una figura strana a girarsi di notte qui. Un cazzo. Dobbiamo avvicinarci all'abbazia. Chiusa. Di là c'è la casa dell'abate. Che io sto skippando, ma magari c'è qualcosa. Sta succedendo qualcosa lì. La casa dell'abate è chiusa. Non lo so, niente. Non lo so. Da quando ho scoperto, cioè da quando ho il presentimento di aver skippato un sacco di cose, preferisco girare un po' di più in giro per la città. Ovviamente perdo un sacco di tempo che potrei tagliare, ma non ho proprio cazzo di farlo. Ce lo becchiamo così. Ma ci fa qua Schlau? Fa un cazzo qua. Ultima tappa, poi andiamo a dormire. Le rovine romane. Ora non ci siamo un cazzo di niente. Ma non era mica. No, non era mica il barone. Vabbè. Andiamo qua. Era qua, mi pare, la nostra abitazione. Sono sbagliato. Ok, sicuramente non era qua. Cosa fa sto gallo in giro, sta gallina? Era qui sotto, vero? Ok, mi sono perso. Ammetto sconfitta. Dove cazzo devo andare? Allora. Ci siamo passati davanti. Era la casa. Ah, questa. Allora, aspettate. Fratello Woslo Jr. Sì. Ah, e qui l'hanno costruita qui sulla strada. Ah, ok, non c'era quando ero venuto la prima volta. Vabbè, non me lo lascio chiaro. Nessuno, qui sopra. Non è proprio una tavernaccia, né? Che schietta qualcuno. 100%. Ma che belli che siamo con il cappuccino. Incontra illuminata in biblioteca. Addirittura? L'hai lasciato cadere il tuo caso? No, non credo, maestro. Oh, merda. Che splendida calligrafia. L'avete scritto voi? Sei stato avvertito quando mi ha detto non tornare mai più. Avvertito? In che senso? A che proposito? Ha a che fare con l'omicidio avvenuto l'ultima volta che sono stato qui. Com'è possibile? Pensavo che avessero catturato il colpevole. Sì, ma è complicato. È in biblioteca, caspa. Va bene, maestro. Ha lasciato... Anna. Figli di puttana. Anna! Sì, salve, però qui la gente viene di notte a rompermi i coglioni da fuori dalla camera da letto, né? Sei stato tu, piccolo pezzettino di merda? Buongiorno, Nico. Buongiorno. Bravo, ancora qui. Ecco qua il bravo. Samuel. Ciao, Andreas. Sei stato avvertito. Questo giro cercheranno di incastrare me, probabilmente. Non lo so, sento puzza. Dobbiamo andare in biblioteca. Andiamoci direttamente. Uno perché dovrebbe andare in paese. A motivo. L'abate poi vuole vedermi, a noi. Ah, guarda lo stronzo.
al convento. Ignoro lui. È una vita che non vengo al convento, guarda che bello. Non hanno... Oh, scusatemi, hanno un centrino appeso, ma che cazzo. Niente. Sì che serviranno qualcosa, quelle cose qua, no? Ci fa andare. Margaret! C'è nessuno? Chi è là? Salve, suor Margaret, sono Andreas Moller, l'artista. Maestro Moller, madre illuminata ha detto che è ritornato. C'è qualcun altro con te? Sì, mio apprendista Casper, puzza di merda. Salve. Che Dio ti benedica, Casper. Odori di vernice ancora più del tuo maestro. Ah. Sei educato, Casper. Suor Margaret non può vedere. Anzi, suor Margaret è cieca, si affida agli altri sensi. Ah, grazie. Ah, sei divertente. Comunque, fatti prendere gli occhi. No, comunque devo andare. Madre illuminata non piace quando veniamo distratti dai nostri doveri. Naturalmente, più tardi, sorella. E Dio ti benedica, maestro Muller, e anche te, Caspar. Sì, ho capito, ma dove cazzo la tizia? Sfinger. Allora, qua la suora non c'è, quindi sarà davvero... Cioè, questa qua è diventata madre e comunque continua a fare la bibliotecaria. Vabbè. Andreas. Ui. Padre Garnotti mi ha chiesto di informare i cittadini che il santuario è chiuso. È successo qualcosa al santuario? Un padre abate ha ordinato di portare la mano nella chiesa. I pellegrini sono i benvenuti se vogliono visitare la reliquia, ma è proibito per i cittadini. Perché? L'abate ne ha abbastanza dei contadini e dei cittadini che si ribellano all'abbazia. È il loro legittimo signore e l'abate è stato più che generoso, ma non lascerà correre questa sciocchezza dei 12 articoli. L'abate si rifiuta di lasciare la reliquia a rischio di distruzione. La mano di San Maurizio è l'unica cosa che mantiene aperta l'abbazia. Ah. Quindi si tratta di soldi. I pellegrini portano donazioni, ma i cittadini no. Non essere sciocco, Moller. Senza l'abbazia il santuario non può essere mantenuto in buone condizioni e verrebbe saccheggiato. Capito? L'abate sta solo cercando di proteggere le reliquie e niente di più. Dubito che sia l'unica cosa che hai in mente. Metti in dubbio persino l'abate, Andreas Moller. Hai dimenticato che sei un ospite a quetta... Vecchio mio, guarda, guarda. Io ormai non lavoro più per voi. Non me ne frega assolutamente un cazzo di voi. L'unico amico che avevo qua dentro è morto. Guarda, proprio non me ne frega un cazzo. Prego che i cittadini e l'abbazia possano risolvere rapidamente questo problema, allora. Anch'io, Dio ti benedica. Sì, sì, io prego quello. Con ciò non toglie che penso siete dei merdi testa di cazzo. Ciò non toglie. C'è il mio amico che canta? Rudegar. Andreas. Oh, meraviglioso rivederti. E tu procedono le cose a Norimberga. In realtà sono stato a Cracovia di recente. Norimberga è la stessa di sempre. Ah, beh, è bello vederti in ogni caso. Perdonami se te lo chiedo. Come è che tu passi... Com'è? È parsa la musica di Cracovia. Eccellente, Re Sigismondo e l'arcivescovo di Wevel sono mecenati di... Ensemble e ospitano musicisti stranieri a corte. È meraviglioso. Che tu hai sentito dire che era ovvia? È una città bellissima. Sono contento che stiano facendo anche buona musica. Amo la nostra musica, ovviamente, ma sono interessato a ciò che viene attraverso la cristianità. Suppongo che tu sia venuto a rendere omaggio a fratello Piero. Mi dispiace tanto, Andreas. Era un uomo meraviglioso e un fedele servitore di Cristo. Era mio amico e insegnante. Beh, nonostante le circostanze, è bello rivederti. Dio ti benedica e Dio benedica anche te. Ora, amico mio, andiamo un attimo alla torre. Sempre qua non c'è mai un cazzo qua, tranne quella volta che era chiusa e non mi spiego perché fosse chiusa la torre quella volta. O adesso Casper ti insegna un segreto per andare a importunare le suore. Praticamente, tu vieni qui sotto, dovrebbe essere qualcosa lì.
Skippi tutte queste puttanate e arrivi direttamente qua. Peccato che hanno tolto l'opzione e quindi non facciamo un cazzo. E il gioco non vuole che uno si diverta. Ah! Mathieu! Ho il dormitorio. Qui l'abate mi voleva mica a casa sua. Guarda che c'è Edoc. Chi va là? Andreas, fratello Edoc, Andrea Moller. Oh, Andreas, il giovane artista di Norimberga. Mi lusingate? La tua arte ha lusingato la mia scrittura. La tua e quella di fratello Piero, pace l'anima sua. È una benedizione lavorare con uomini di talento come te, Piero. E Gabriel e Rupert e suor Michaela, quando le suore ci aiutavano nel nostro lavoro. Tanti anni di lavoro e ora non ci sono più. Prego che siano tutti nelle braccia del Signore. Presto me ne andrò anch'io. Poi fratello Gui e tutto ciò che rimarrà di noi saranno i nostri libri. Che tristezza. Ma cambiando argomento, come stai, Andreas? Avuto successo materiale più che spirituale. Mi dispiace, Andreas. Guarda come è rammaricato. I sogni della gioventù spesso non sopravvivono al corso degli anni. Ma confida sul fatto che il Signore è sempre qui per noi nei momenti di bisogno. Sembrate più vostro agio adesso rispetto a quell'ultima volta che vi ho visto. Dici? Può darsi. Forse ho lavorato uno scrittore in più di quanto un corpo potesse sopportare. Mi ha fatto male alle articolazioni e ho messo a dura prova il mio amor fraterno per Gui. Lo scrittorio mi ha tolto la vista e l'uso delle mani, ma quando è stato chiuso ha anche alleviato il dolore del mio cuore. E l'abate si accontenta di lasciarmi servire il Signore attraverso la preghiera e la contemplazione. E così accontenta anche me. Mi dispiace, Andreas, ma ora devo riposare. È bello sentirti nuovo. Ciao, Dio ti benedica, Dio mi benedica, aiuto. Vedere lo scrittore, mi ha detto che l'hanno chiuso, vediamo. Ah, è stato proprio tutto buttato a cazzo qua in fondo e fine. Cadde presto in rovina dopo che padre Garnot chiuse la biblioteca. Ma che arriva la mia amica? Oh, Andreas, sei tornato! E voi siete ancora qua. Sembri sorpresa di vedermi. Sono solo sorpresa da quanto sei diventato importante. Ora sei maestro artista, a quanto pare. Sai, sono cresciuta anche io in vari modi. Finiamo ciò che abbiamo iniziato, sorolla. Oh, suorzina, apprezzo il vostro interesse, ma... Davvero? Mostratemelo qualche volta. Sorella, quella notte è stata solo una notte. No, no, andiamo subito così. Non essere ridicolo, Andreas. Non mi concederò di nuovo. A secondarmi? Sei praticamente buttata... Qua c'è stato un coso di trascrizioni. Guarda la faccia, comunque. Ti sei praticamente buttata su di me? Ero giovane e immatura. Lasciamocelo alle spalle, ok? Non hai dovuto sopportare la lavata di capo che Madre Illuminata mi ha dato. Capisco. Sei finita nei guai. Intanto mi hai scaraventato sotto il bus, mi ricordo perfettamente. Ho dovuto fare penitenza, ovviamente, e ho dovuto aiutare Suor Gertrude in giardino per un mese intero. Non è stato orribile, mi è piaciuto lavorare fuori nelle belle giornate, il giardino bellissimo. Ero giovane e sola, non hai idea di quanto sia noioso un convento per una giovane donna. Non ascolti comunque, non puoi essere così male, non ascolti comunque Madre Illuminata, oppure hai più libertà tu qui di quanto io ne abbia nel fare lo schiavo invece. Vabbè. Non l'ascolto perché non ho mai voluto questo. Non sono come te, Andreas, non ho mai scelto questa vita. La mia famiglia non poteva sposarmi con nessuno di rango superiore, così hanno fatto donazione all'abbazia. L'importo era abbastanza consistente da permettere all'abbazia di accogliermi come suora. Sono stata costretta a prendere l'abito. Amavo la mia vita prima di Kierso. Almeno tu hai scelto la tua vocazione. Io sono stata spinta nella mia e poi dimenticata. Quindi ti fai beffe e manchi di rispetto al resto delle suore, capisco. E guarda fino a dove sono arrivata. Ho accettato dove sono ora, Andreas. Forse tu imparerai a fare lo stesso. Devo tornare dai miei colleghi di Andres. Più tardi, sorella. Vecchia mia, sono comunque a 100.000 volte cazzi tuoi, ne. Te lo dico. Ah, finalmente si può entrare in sta cazzo di biblioteca.
qui, ragazzo, ecco, esattamente in questo punto qui, come vedi, ho chiamato quella tizia là di fuori. E ora andiamo di sopra. Alve illuminata. Aspetta, no, comunque sia meglio... meglio, non lo so, va a fare un giro, dare un'occhiata se c'è qualcosa di utile. Ma chiunque ha scritto quello che ha scritto, l'ho scritto da qua. Questa impressione che il malvagio sia sempre stato uno all'interno della biblioteca. Sto andando veramente lungo, non abbiamo ancora parlato neanche con l'abate, quindi immagino che oggi chiuderemo con la sorella illuminata. Dio ti benedica, Andreas, quanto tempo è passato! So che il padre abate ti intimò di non tornare quando andasti via, ma speravamo di aver tue notizie. Se vi porgo le mie scuse, avete ragione, ovviamente. È bello rivedervi, madre illuminata. Questo è il mio apprendista, Caspar Ziegler di Salisburgo. Dio vi benedica, madre superiora. Dio benedica anche a te, giovane Casper. Non saluti la tua aiutante di biblioteca preferita? T'ho salutato quando sono arrivato, che cazzo vuoi? Sapevo che oggi avrei ammirato dei tesori, ma non mi aspettavo di posare gli occhi sulla perla di Chiarso. Così si incazza subito. Vai, cali. Andreas! È bello sapere che non hai dimenticato tutta la tua ultima visita. Fate silenzio voi due. Ah, certo, madre superiore. Andreas, speravo fossi maturato in questi anni, ma suppongo che non sia più mio problema ormai. Non era un tuo problema anche prima. Perdonatemi, madre illuminata, la nostalgia ha avuto la meglio sul contegno. Da una parte colpisco con la mia arguzia e dall'altra col mio verbazio. Per poi finire... il cazzo. Ti perdono, ma ti prego di comportarti a modo fin tanto che sei in biblioteca. Mi dispiace che tu debba vederla in tale stato, è utilizzata molto raramente ormai. Che cos'è successo? Dopo l'omicidio del barone Rothvogel abbiamo avuto sempre meno ricchi mecenati. I pochi che restavano hanno perso interesse. È più facile commissionare nuovi lavori alla Gilda di San Luca o ai singoli maestri nelle grandi città come Norimberga. Padre Gernot non riteneva utile mantenere aperti lo scrittore in una biblioteca. La maggior parte di questi libri è praticamente abbandonata. Dopo la morte di madre Cecilia, io... né io né suor Zina abbiamo avuto il tempo di lavorare al nostro inventario. Io aveva detto che prima o poi sarebbe successo. Nessuno infelice quanto te, ma il compianto fratello purtroppo aveva ragione. Solo il cielo è immutabile. Ora non facciamo, a meno che non venga distrutta l'atmosfera, ora non facciamo che vendere i libri ad acquirenti interessati, un incarico che padre Granota ha affidato a me. Ma è arrabbiata. E suor Zina, ovviamente. Ah, ecco. Bene, sono impaziente di vedere cosa avete a disposizione. Maestro Andreas, magari potresti cercare un libro per la piccola Magdalene, qualcosa che non esiste ancora in versione stampata. Ottima idea, Casper. Ah, faccia annoiata di Zina. Mi ha pieno il cazzo. Andiamo avanti, allora, vediamo. Inizio adesso a fare il giro. Parzival, forse Klaus non avrà obiezioni su questa storia d'amore data la sua enfasi sulle virtù cristiane. Parzival, cos'è Parzival? Una rivisitazione della storia dell'eroe arturiano Percival scritta da Wolfram bla bla bla, temi dell'amore a cavalleria eccetera eccetera. È scritto in un tedesco un po' datato, ma sono sicuro che lo capirà con l'aiuto di Klaus. Chi può dirlo? Forse ispirerà la sua immaginazione. Oppure cos'è che abbiamo qua? Illuminata. Abbiamo... oh, sembrerebbero traduzioni latine di alcune omelie latine e alcune omelie di Origene. Purtroppo il libro è in parte bruciato. Prolifico asceta teologo del primo secolo, meglio conosciuto per i suoi scritti esegetici e le sue omelie, ha influenzato lo sviluppo e il concetto di trinità nella teoria del... no, la rottura di cazzo, insomma. Forse non è il regalo più adatto a una ragazza. Un momento. La stessa calligrafia dei biglietti che trovai quando il barone fu assassinato? Chiunque lo abbia scritto è l'autore di quei messaggi. Devo parlarne con Illuminata. Sì, ma prima andiamo a vedere se c'è un altro libro per la bambina. Una copia della leggenda aurea di Jacopo da Varagine. Ogni buon cristiano dovrebbe conoscere le leggende dei santi. E il latino è abbastanza semplice, dovrebbe riuscire a leggerlo in breve tempo. Quello non è male. Oh, il Philoblom di Richard Bury.
sacerdote inglese, vescovo di Durham, fu uno dei primi collezionisti privati di libri, bla bla bla, una cosa saggia, il nome lasciamo perdere. È un tessero raccolto a conservazione dei libri, forse da qui che Illuminata e Cecilia hanno imparato ciò che sanno. Di sicuro un buon libro per la figlia di uno stampatore. Pensavo qualcosa di... ok, boh, pensavo qualcosa di più... sciallo. Però... bene anche quello. Ultimo ma non ultimo, De Animalibus di Alberto Magno, celebre teologo, filosofo, astrologo domenicano del XIII secolo, nonché vescovo di Ratisbona, scrittore prolifico, era noto principalmente per le sue opere su Aristotele, la sua conoscenza delle scienze naturali. Un semplice bestiario all'apparenza, ma in realtà contiene molte conoscenze su vari argomenti. Potrebbe far sorgere l'interesse per gli animali e il mondo naturale, e le illustrazioni sono magnifiche. Sapete che roba? Il libro quello lì dei libri? Così può aiutare suo padre. Illuminata, ho due robe a dirti. Hai deciso di acquistare qualche libro? Sì, solo uno. Il Filobilon è quello per tenere assieme i libri. È un po' una rottura di cazzo, però quella là c'è la stamperia. Dai, il Filobilon. Sì, temo che un libro del genere presto non sarà più necessario a Chierso. Spero che ti sia utile. Sarà un regalo per la figlia di Klaus Drucker, Magdalene. Allora mi auguro che le sia utile. C'è altro di cui bisogno? Sì, ascolta, Madre Illuminata, cosa sapete di questo libro? Nulla, è la prima volta che lo vedo. Dove l'hai trovato? Arriva subito lei perché deve dimostrare di sapere qualcosa di più. L'ho visto su uno degli scaffali inferiori, non credo sia del nostro catalogo. I bordi sono bruciati. Perché? Come posso scoprire da dove viene e chi l'ha scritto? Se non è nel catalogo, temo di non sapere a chi possa chiedere. Cazzo mene, cazzi tuoi. Se fosse un'aggiunta recente, gli unici che avrebbero potuto saperne qualcosa sono Madre Cecilia e Padre Mattias. Giusto? E non ho portato nessun libro per le vocazioni. Non so che cazzo si intenda questo. Ah, perché sono morti entrambi. È una battuta, maestro Moller? Sì, certo. Ad ogni modo, è un vero peccato non riuscire a capire chi abbia scritto questo libro. L'autore è lo stesso delle lettere che trovai durante le indagini sull'omicidio del barone. Quelle vergate in una splendida calligrafia? Fratello Edoc me ne parlò. Forse lui sa qualcosa di questo libro e qui da più tempo di chiunque altro. Perché l'autore delle lettere avrebbe scritto un libro nella nostra biblioteca? Questo è il dilemma. Chiunque l'abbia fatto è il burattinaio. Ascolta, è un'analogia. Una persona che stava manipolando gli abitanti che assoltassi, tirando i fili nell'ombra per spingere qualcuno a uccidere il barone. Se fosse stato uno dei fratelli a uccidere il barone. È così. Ma il barone fu attirato nella sala capitolare da qualcuno... qualcuno che conosceva i segreti di Chierso e Tassin. Tipo che non possiamo aiutare tipi di così a capire da dove provenga il libro. Tuttavia, visto che non è il nostro catalogo ed è già danneggiato, dubito che padre abate importerebbe se tu lo prendessi. Vabbè. Perfetto, grazie. Sono felice che qualcuno si sia preso briga di salvarlo dalle fiamme. Ma là dove cazzo è andata? Qua la gente, quando io do informazioni, deve stare bella ferma. Mangia con i Drucker. No, prima andiamo dall'abate. Allora, usciamo fuori qui. Salviamo. Ok, buono. Il gioco è salvato, signori. Dobbiamo scoprire chi ha fatto quell'assito al libro. Dobbiamo andare dall'abate, dobbiamo andare a mangiare. Io spero che l'abate sia ancora disponibile a chiacchierare, perché la mattina l'ho passata qua a farmi i cazzi con la suora a cercare i libri. E non rompa i coglioni. Il mistero si infittisce. Che padre Matthew non sia mai morto veramente? Forse lo scopriremo. Ciao.